Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del Mondo degli Animali. Oggi abbiamo qui un ospite, si chiama Slaughter, è uno schnauzer e quindi parliamo oggi dello schnauzer, che è una razza da utilità, però è una razza particolare perché ci sono raggruppate in questa razza tre taglie, tre tipi di cani della stessa razza. E ce ne abbiamo il Riese Schnauzer o Schnauzer gigante, che è di colore nero molto alto, uguale a questo ma è molto più grande, arriva fino a 74 al garrese, un maschio può arrivare a pesare anche 45 kg e hanno delle caratteristiche, sono cani iscritti nel quadrato, cioè vale a dire che delle linee tra garrese e terreno dell'anteriore o del posteriore rappresentano un quadrato, quindi è un cane galoppatore. È una razza tedesca ed è una razza da guardia ma anche da famiglia. I colori dello schnauzer medio sono nero o pepe sale, che sarebbe il nostro Slaughter. Il pepe sale viene proprio inteso come il colore del sale e del pepe, cioè quindi questo grigio misto a delle frange che sono più chiare, e le caratteristiche di questo pelo, il cosiddetto pelo che va strippato, che deve effettuare uno stripping per tenerlo in forma, cioè non va rasato con la solita macchinetta, perché sennò dicono gli allevatori, ma comunque anche in realtà si rovina il manto, ma deve essere con un coltellino particolare mantenuto di questa lunghezza. Se uno non lo fa, da quando il cane è giovane, viene fuori un cane quasi a pelo lungo, che non è richiesto dallo standard. Quindi parliamo di un cane di taglia media, questo schnauzer medio, che ha queste varianti del colore e quindi adatto da tenere anche in appartamento. A parte che qualsiasi cane può essere tenuto in appartamento fuorché abbia gli spazi, gli orari di sfogo. Questo in particolar modo non è molto ingombrante, quindi se uno non ha una casa molto grande è di facile, diciamo, gestione. Ha questa caratteristica della barba e dei sopraccigli, che in questo caso sono state tagliate, ed è una delle caratteristiche della testa di questo cane. Ha una dentatura molto forte e una muscolatura molto forte. Sono cani agilissimi, questi cani vengono anche adoperati insieme al Jack Russell a guardiania degli allevamenti di cavalli in Germania, in Olanda vengono molto usati anche per questo, ed è anche un cane da guardia. Ricordiamoci che è alla difesa dei nostri bambini e delle nostre case. Lo schnauzer, l'altra taglia, è quello nano, cioè ricordiamoci che c'è proprio un cane molto piccolo, è un toy ed esiste di colore nero e nero argento, che è bellissimo. La capacità genetica della selezione da parte dell'uomo su questa razza è stata fantastica, perché ha fatto tre taglie con le stesse caratteristiche nel loro DNA, caratteriali, psicologiche e funzionali, però con tre taglie diverse. Per lo schnauzer è tutto, arrivederci.